Sì, come sono ponti. Noi all'interno della costruzione perdiamo comunque per fine di contratti o prestiti 10 giocatori, quindi abbiamo comunque la possibilità di migliorare questa squadra. First thing I said to Charlie, we have to treat that as if it's our own money. And so everything we're accountable for, we can show. And it's not stupid. We want to play nice football. We all want to play nice football. We want to have players that have good touch, good ability, good vision, quick. It'd be nice to have all them. You don't get all that. It takes a long time to get there. Dovremmo fare di tutto per consolidare questa categoria al meglio possibile con la prima stagione. E quindi per far questo, secondo me, saremo attrezzati e pronti con la prima giornata di campionato. Stadium. We needed to do work to the stadium. We would abide by what we had agreed, which was putting a new pitch down, which had to be changed from synthetic to a hybrid. The other thought process was they wanted to do certain events on the pitch, and that's why they wanted to get an AstroTurf. And I said it wasn't about doing events on the pitch, it was about us playing a football match. There's quite a few changes, to be honest. There's, I think you've seen the stadium part. We'll go out in a minute, but it was just the fact that I wanted to do something. We had such a big space down here, and we kept travelling back and forth. We got the lights. Sorry, guys. Bill hasn't been paid. You've got some parts of it, unfortunately, that are falling down and derelict, but you've got some really historic parts of it, which I got to say is really nice. We have had a brand new pitch. We can go on it if you want. I might get shouted at by Brivio. He's our groundsman. Mi chiamo Vittorio Brivio. Faccio questo lavoro ormai da una quarantina d'anni quasi. Dennis, quando ci siamo conosciuti, che per costruire il nuovo campo, ha fatto delle richieste ben precise. Il campo doveva avere in assoluto una giocabilità perfetta, essere sempre, soprattutto dal punto di vista dell'inerbimento, essere sempre al top. Quando abbiamo pensato di costruire questo campo, abbiamo pensato di costruirlo nuovo completamente, con tutte le funzioni di un campo all'altezza del giorno d'oggi. We're really pleased the way it's turned out. We're really pleased with the way that Brivio's done the pitch. He cares about it as if it's his own little lawn. I see him on here constantly. He's really caring, and he's done a lot of things that he didn't have to do, Brivio. And this is why I like him so much. He's part of this place, and he cares about it. And I think the one thing I found from this football club coming in is the people that actually care. They're lovely people, and we're a nice group. You know, it's really nice, and we all want to do one thing, is succeed. I love it. Brivio! He doesn't want the girls on the pitch. With the shoes in the pitch. He's not happy. Because he's not happy. There's a winning of the kind of best pitch of the year. It's worth €100,000. So he wants to win it. Not because the money, just because of the... For the honour. The honour of winning. That's what he wants to do. Here we go, the real workers. I veri lavoratori. Guys, thank you. I just want to say thank you. Niente, okay. Grazie. Thank you for doing this. Ci teneva a ringraziarvi e a salutarvi. Grazie a voi che avete dato una bella squadra. It looks very good. They are our supporters. They are painting Como. In my opinion, that's a very nice picture because also the fans, the supporters, are part of us. In my opinion, it's a very good signal. We have to, I don't know, to create a sort of strong relationship with the community, and I like that. Brivio, we're coming to see you. We're coming to see you now. If the girls will be in the pitch, he will
You get angry. Pick up the girls. Pick up and take her off. I love you. E lavorare con Dennis è molto gratificante e bellissimo perché ti coinvolge tantissimo in tutte le sue iniziative. E questo per noi che non siamo sotto i riflettori tutti i giorni è molto bello e gratificante soprattutto. Rubio is going to win the best pitch. No. Yes. Why not? Why not? Perché fanno allenamenti, diglielo. Because of the training on tomorrow. You told me we're going to win it. You told me we got the best pitch. Stop. Come si chiamano? We training. Have to win. Stop allenamenti. Stop training. No training. Stop everything. Only matches. Stop matches? Only match. Only matches. Only matches. Yeah. Okay. I think we will win it anyway. I think you're the man. Okay? Trust me, you're the man. Certo che vinciamo. The stadium's in a position where we are flowing. All the stuff that needs to be done, I'm expecting that to be on time. So now our focus is back onto the first team, back onto what we've got to do for Serie B. Cioè, anche lì adesso, quest'anno dobbiamo avere la stessa idea di squadra l'anno scorso. Cioè, l'unione, la coesione, la compattezza. Il gruppo. Quindi come l'Italia anche, di adesso. Quindi l'Italia quei giocatori lì arriva in finale, non perché c'è i campioni, ma perché sulla carta è meno perfetto, forte degli altri. Ma quindi quei giocatori lì servono per quello. Cioè, gli Iovine servono come il pane in quella squadra lì. Sono d'accordissimo su questo, non lo sto dicendo, ci deve stare. Però non farà 38 partite in Serie B. No, beh, quello penso proprio di no. No, ma perché strutturalmente è troppo easy. Io ti dico una cosa. Per me invece non è. Cioè, per me è tutto è da vedere. Perché comunque tu che dici che non sono da Serie B, ma chi te lo può dire? Now it's important for obviously this season to have a bit of stability in Serie B. It's good for the club because now there's TV rights. So it really helps because all of a sudden now the budget is higher. So we can trade a bit more and we can do better things. Mi piace il ritiro, visto che è il momento della stagione dove fortunatamente in questo momento non ci sono pressioni, quindi siamo in un bel posto, abbiamo il campo per lavorare. Abbiamo tutti gli strumenti per cercare di lavorare bene, quindi vediamo di vivere nella maniera corretta e giusta. We're looking to bring in 12 players. It's a trading process now, 2 month trading process, getting what we want to get in and getting our number one targets. Dennis Wise was the guy who got in contact with my agent. I just got that feeling that they actually have a serious club and they're going to try and push for the best. Quand j'ai parlé avec Denis et Charlis, ce que j'ai ressenti, c'est qu'ils savent ce qu'ils font. Tu vois. Ils sont jeunes, ils sont ambitieux, c'est des bosseurs. Et il y a un plan derrière tout ça. Et c'est ça que j'aime bien, c'est ça qui m'a attiré aussi. Ils sont très honnêtes aussi. Parce que dans le monde du foot, il y a peu de gens qui sont honnêtes. Et eux, j'ai vraiment ressenti qu'ils sont honnêtes, ils savent ce qu'ils font, ils disent la vérité. La trattativa che mi ha portato qui è stata veramente abbastanza rapida. Io avevo anche altre cose in ballo, e però mi è piaciuto il modo in cui il direttore si è approcciato a me. Obviously, I want to challenge myself. It's a new league for me, and it's not an easy league. I spoke to a few players that played a few years in this league, and they told me it's tough. It's a tough league. La Serie B è un campionato molto particolare, nel senso che forse è paragonabile un po' alla Premiership, quindi Serie B del calcio inglese, perché è un campionato fisico dove si corre tanto, dove non sempre la squadra che magari parte sulla carta con i favori del pronostico, quindi i giocatori, vince. Vince chi ha un progetto, vince chi ha gruppi di persone, di uomini veri. Vince che ha delle idee forti e soprattutto vince veramente, il caso di dire in questo caso che nel Serie B la vince chi non molla mai. Ranier, lui, vedete lui? Bel ragazzo. Sappiamo che ci sono 3 o 4 squadre fortissime, ma la verità è che è un campionato molto equilibrato,
noi evidentemente speriamo di non illuderci, cioè poi magari si scopre che il campionato è molto livellato verso l'alto e questo non basta, perché in Serie B se fai un errore lo paghi. Ma in questo momento noi siamo convinti, anche con un eccesso di ottimismo, se vogliamo, ma siamo convinti che questa squadra può recitare un ruolo importante, divertente. Sì, sì, sono integrati subito, anche danno la possibilità a loro di trovarsi subito bene, di mettersi a loro agio. Non è facile arrivare in un gruppo che ha vinto, perché non è mai, lo so perché io ho vinto un campionato, poi quando arrivano nuovi ragazzi non è facile. No! No, moi je trouve que je me suis bien intégré ici. Ça a été très facile. Les coéquipiers aussi sont ouverts, ils veulent t'aider, ils sont sympathiques. Allora, beh, sicuramente c'è questa situazione con i ragazzi stranieri che è diversa da come siamo abituati. Fondamentalmente noi non siamo abituati ad avere in squadra gente appunto che non sa la tua lingua. Oh, no, two words. What's that? The most important for me is to have a group that's together. This is the most important football. Like this, you can go far. I'm here to help them achieve something better, and I know how hard they've worked to come here. So yeah, I'm going to give my best to help them out and try and keep them in this league or achieve something more. Tell you what. I like pressure. I like pressure. Thank you. Thank you, guys. Thank you for watching. Thank you. Ripped it up. This is their room, really. They come here before the game. This was just a gym. They're really, really chuffed with it, the boys. It's something different. And you can have your team meetings here before the game. They now eat here. Some like to sleep, some like to watch telly, some like to sit and play cards. They got the beds where they can just really chill, feel comfortable and feel at home, you know, and there's nothing better laying there and actually looking at that against Alexandra, the last game when we won and got promoted, and you see the passion on the faces, you see the euphoria, and it's a wonderful photo, and it's just a psychological thing really in just, you know, looking at this and making you feel good. Look, I'm bringing players in from Syria. They're going to come in, they're going to look at certain things. You know, I remember when Ken Bates signed Ruud Gullit, okay? He didn't take him down the training ground. Why? Because it was Harlington. And it was the coldest, most horrible place you could ever take someone, especially someone of his status. So what he done, he just took him to the ground. You know, when you sign players of, you know, of quality, and, you know, they're going to come, they're going to have a look, they're going to want to understand things. And you want them to see that things are moving forward at this football club. Mi chiamo Alberto Cerri. Beh, non posso dire che in C non sono stato, quindi non so il salto dalla C alla B. La B e la A è grande, ma inizia a diventare grande a livello forse più mentale che fisico. Dennis l'ho conosciuto telefonicamente quest'estate, quando è iniziata un po' la trattativa, telefonicamente con Gianfranco Zola, che mi traduceva ciò che diceva un po' Dennis, perché il mio inglese è un po' così così. E insomma, mi ha dato subito l'impressione di una persona di un carattere competitivo, forte, sicuro. Poi l'ho conosciuto di persona e insomma, mi ricordo che quando mi aveva chiamato mi aveva detto che io avevo detto: guarda Dennis, sarei molto contento di venire a Como, aspettiamo qualche giorno per mettere le cose a posto. E lui mi disse che mi avrebbe rotto le gambe in allenamento. E ho detto, ah, però, ho detto,
combattivo. There's obviously a period you go through as a football club that you've got to make decisions on players. It's an unfortunate thing that happens, but it's part and parcel of what you have to do. Some of the individuals that obviously got us up, unfortunately, we won't be renewing. They will be leaving us. Some players, we will offer new contracts to. I'm not worried. Why? I have worried. No, perché dovrei aver paura? È normale che penso che in una squadra ci sia competizione. Cioè, fino a 3 anni fa ero in Serie D, per me è tutto di guadagnato. Io penso che so quello che valgo, non vedo perché dovrei avere paura del mio futuro. Avrò dimostrato di valere e non avrò rimpianti perché avrò dato tutto per il Como. Quando avevo 7-8 anni che andavo in tribuna con mio padre, una volta mi ricordo quando ero piccolo con mio padre, c'era Como Inter, ero in tribuna, vedevo tutti che mi guardavano, gli ho detto papà ma cos'è che hanno tutti da guardarmi? Praticamente ero seduto di fianco a Beckenbauer, il CT della Germania, che era l'Inter di Breme, Klinsmann e Matteus. Comunque da lì mio padre mi ha inculcato proprio questa passione per il Como che è andata avanti con gli anni e ormai non conto più tutte le partite che ho visto, le trasferte che ho fatto, però cioè, è una cosa che mi appartiene e chi mi conosce lo sa che sono particolare per quello. Io sono sempre andato, tutte le trasferte abbiamo cercato io e i miei amici di seguirle, e fino al lockdown che ci ha tagliato le gambe. Una persona come me che era il pane, Como, cioè mi sono trovato veramente con una tristezza immensa addosso. Adesso per fortuna si riparte e non vedo l'ora già da Crotone e da tutto il campionato. Nel momento in cui dobbiamo soffrire tutti dobbiamo soffrire, non 5, 6, 7, 8, tutti si soffre. Nel momento della partita tutti dobbiamo soffrire, tutti. Avvelenati ragazzi, avvelenati, il fuoco su ogni pallone, su ogni pallone. La partita è determinata da episodi, dentro la partita ci sono tante partite. Bisogna essere, come si può dire, anche camaleontici durante la partita, sapere adattarsi alle varie situazioni, ai vari momenti. La partita si può vincere, quindi compattezza e equilibrio, queste cose oggi non possono mancare, assolutamente non devono mancare. L'altro aspetto secondo me che oggi è troppo importante da tirar fuori è il coraggio. Li andiamo a pressare forte, li andiamo a pressare alti, li andiamo a pressare l'uno contro uno. E questo è il coraggio. E quindi noi dobbiamo avere. Quest'anno sono veramente contento perché la B non me l'aspettavo. E sperando che sia un campionato all'altezza, però vabbè, non vogliamo esagerare con gli obiettivi perché per sognare c'è sempre tempo. Ultimo sguardo al cronometro per il direttore di gara Alberto Cerri sul punto di battuta e si inizia. È un inizio molto difficile, ma allo stesso tempo ci permette di calarci subito nella mentalità e nella difficoltà della Serie B. Detto questo, le dobbiamo incontrare tutte, è una cosa che si dice. Cambia il valore dei giocatori, cambia il passo dei giocatori a livello fisico, tecnico, è tutto un altro mondo. E non riuscirei nemmeno a dire che l'emozione ha fatto la sua parte, perché io personalmente a Crotone ero emozionato. Dopo in campo sinceramente mi guardavo intorno e io non vedevo gente agitata, anzi. Recupera un ottimo pallone Alessandro Bellemo e Ciaia si accede, va con il destro Ciaia, anzi no, accarezza il pallone. 1-2 con Cerri, atterrato Mukir Ciaia, non c'è niente per il direttore di gara. Qua ne trovo i giocatori che hanno le qualità e la determinazione per stare in Serie B. Ora si va però sul secondo palo, Gabrielloni di sponda, Cerri col destro, alta la conclusione. Chiaro che bisogna poi tenerle a 30 partite, bisogna farle per 2 sì, 3 no, e quella è la grande differenza. Perché bisogna essere maliziosi e vivere con la paura che ogni errore ti può costare caro, perché appunto la Serie B, a differenza della Serie C, aumenti di grado. Pulici con il destro, la palla che resta lì, arriva il tocco.
di Mulattieri che fa 1-0. E lì cominci, sai, ad avere dei dubbi, ma magari forse non siamo all'altezza, forse, ma è la cosa peggiore che può fare un giocatore in quei casi lì. Cioè il calcio è fatto di sedi in mano, cioè non si va da nessuna parte con i segui, ma so solo che abbiamo avuto una reazione forte. Cambio con Ioan, ancora Ciaia, prende velocità su Vizentini, più veloce Ciaia, entra dentro l'area di rigore Ciaia, c'è Iovine sul secondo palo e arriva l'1-1 di Alessio Iovine. Risposta immediata del Como con Alessio Iovine che realizza il sogno e segna il primo gol in Serie B. Avevo paura, sinceramente, perché ovviamente dopo un anno del genere c'è chi se ne va via e che ci sei affezionato e c'è chi arriva e che non sai come può arrivare o che persona è. Carpo mette il pallone in mezzo, Mulattieri! 2-1 per il Crotone, segna ancora il numero 9. Beh, o siamo stati fortunati o siamo stati bravi noi. Ioan porta pallone a spasso per il capo, trova un corridoio perfetto, ancora Ioan per Parigini con il destro, libera in qualche modo l'area di rigore festa e poi il Crotone, grande azione di Ioan, poi la Gumina mette giù un pallone, vuole calciare, viene atterrato, calcio di rigore. Partegliozzi che spiazza festa e fa 2-2, primo gol con la maglia del Como. Anche se non siamo riusciti a portare quasi 3 punti, è un grande respiro, un sollievo, capito? Perché come prima sorgevano 1000 dubbi e noi abbiamo bisogno di persone del genere, perché magari quando uno non ne ha più e ti guardi intorno e vedi quello che insomma sacrifica e tu dici perché io non lo devo fare, lo fai, perché il gruppo serve a questo, a trascinare la gente magari quando uno ha bisogno dell'altro. Non è così scontato trovare gruppi del genere. The DNA of the club is we want to develop our own boys. Ma quando c'è un fallimento significa che tutto il lavoro di un settore giovanile di anni viene distrutto. Quindi devi ricominciare sempre da zero. And I think then it's important what coaches you bring into the football club that develop these young kids. It is really important to have the right personnel down there. And I have every faith in that person.